Fatto. Fatto, sì. Bene, l'ultima volta che siamo riusciti a fare avevamo visto la levata di Sefer, no? L'accompagnamento del Sefer all'andata, no? Poi c'è cioè, ovviamente la Parasha, la levata di Moed, stiamo parlando sì, 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 sì. Ecco. Avevamo fatto il Piyut Tannasefatai, poi ho fatto sentire com'è la nostra levata di Sefer di Milano, che è stata scritta dal maestro Vittore Veneziani, e ho fatto sentire anche come originariamente è stata scritta per il coro del Tempio di Via Guastalla, come anche i versetti Shema Israele e Had Eloheinu eccetera fossero cantati dal coro e non ripetuti dal pubblico, quindi era solo, però era un pezzo di una bellezza veramente eccezionale. Che lei ha detto che era anche come tempistica calcolato sulle dimensioni, sulle dimensioni del Beta Knesset, ecco. Bene, poi ovviamente c'è la lettura della Parasha con le varie chiamate, il Mishaberach, va bene, tutto questo. Poi, una cosa che lì non è scritta, è che quando, ma è tipica proprio del rito italiano, che qui a Milano è anche lievemente abbreviato rispetto all'originale, quando si passa dal primo al secondo Sefer, la preparazione del secondo Sefer è accompagnata da un paio di pesukim, che Elohim Zevot Ashivenu Aer Panecha Vipashea Oshia et Ammecha Varechet Nechalatecha Orem Nasema Daolam. E il Maftir non viene semplicemente chiamato come Maftir, ma come colui che ha Olele Farashat Musafin Maftir. Ecco, questa è tipicamente, esclusivamente italiano. I versetti ci sono anche a Torino, però non sono solo quei due, ce n'è altri due iniziali. Invece il modo di chiamare il Maftir è rimasto autentico solo a Milano. Per il resto si è perso. Bene, dopodiché c'è dopo l'Aftara si riaccompagna il Sefer, no? Ma prima del riaccompagnamento c'è tutta la forma. Intanto c'è da dire che tecnicamente Shacharit non è finito, perché c'è ancora da dire Asher. Ma prima di Asher c'è l'usanza di dire altre cose. Gli Ashkenazim non dicono nient'altro, cioè se non è Shabbat dicono subito Asher. Invece se Fardim, in alcune comunità italiane si fa come di Shabbat, cioè la preghiera per lo Stato di Israele, la benedizione per i membri della comunità. Torino ha una formula molto speciale che si dice in italiano. Ecco, il principio di cui si parlava prima del divieto di modificare il Matbea consente peraltro questi aggiornamenti storici. Prima diciamo c'era la preghiera al re, adesso c'è. Esattamente, diciamo che sono parti accessorie. Il divieto di modificare il Matbea si riferisce ai testi delle Berachot, quindi della Amidah o cose di questo genere. Fondamentalmente sì, sono questi, anche Yotzer è quello, salvo poche parole di differenza tra un rito e l'altro, ma insomma il testo è quello. Ecco, a proposito del Mishaberach per il Kal, anche qui la differenza, la tefillah per lo Stato di Israele si dice prima o dopo il Mishaberach per il Kal. A Milano si dice prima, e a Roma e in altre comunità si dice dopo. Perché? La cosa non è semplicemente casuale, la cosa è stata
è frutto di diversi pareri basati sull'alaha. L'idea di dirlo prima è perché nella tefilà per la Medina si parla di tutto il Kelal Israel, tutta la collettività, e poi in quella della Keilah si parla del singolo, perché il principio è si deve prima occuparsi delle generalità e poi del caso singolo. Questo è un principio che si trova nel Talmud in vari aspetti. Chi sostiene la linea inversa segue una linea di tipo logico, che anche ha una base nel Talmud. Aniecha ve aniech ir acheret aniecha kodmin. Tra i tuoi poveri e i poveri di un'altra città si dà la precedenza ai propri poveri. Quindi prima si prega per la nostra gente, della nostra Keilah, e poi ci si occupa delle... Quindi sono due principi alachici tutti e due. Non chiari qui in Italia a quelli che abbondano in generosità nel prendere i poveri da altri paesi, non chiarissimi. Si hanno perso il concetto della precedenza. Precedenza. Occuparsi di loro è giusto, però ce ne sono molti anche qui. Ce ne sono molti anche qui. Soprattutto in questi momenti un po' difficili. Il film riprenderà anche noi che ci cibiamo un poco male, no? Anzi, non facciamo pubblicità al negozio. No, non facciamo pubblicità al fornitore. Diciamo che è buono. Perché qui in pratica quelli che sostengono questo secondo ordine danno per scontato che siamo poveri, nel senso anche figurato, oltre che ovviamente sì, chiediamo come tutta l'umanità, ovviamente chiediamo qualche cosa da parte di Akadosh Baruch Hu, che sia protezione, che sia tutto quello che è potremmo essere privi, chiediamo cose di cui potremmo essere privi, esattamente. E questo è il principio. Una caratteristica, no, che è solo del Minag italiano, è un Shebelach separato per le donne, che questo esiste solo nel Minag italiano. E col Bat Israel, ecco, va bene. Dopodiché c'è il corpo in Betovà, perché si ricordano le persone, e al posto di questi Yizkor, nel penultimo o ultimo giorno di Moed, a seconda delle usanze, si fa anche un Yizkor molto più ampio, il cui testo varia da comunità a comunità. Quello in uso a Milano è tratto da un testo composto da Rav Samuel Margulies a Firenze, è un bel testo come concetto. Invece i Sefardim non lo fanno, gli Ashkenazim fanno ripetere alle persone parola per parola il testo di un Mizkor, dividendo per il padre, per la madre, per gli altri parenti, per, eccetera. Quindi in coro, diciamo. Sì, cioè praticamente il Hazan dice una parola. Chi deve ricordare il padre, dica Mizkor, Mizkor, Elohim, Elohim, eccetera. Alcuni dicono come di Shabbat Achenu Israel, altri non lo dicono. Siccome
il nostro Machazor è stato stampato a Torino, non lo mettono perché a Torino non si dice. E poi, come di Shabbat, i Pesukim, gli Ikrasleha e Ashre, appunto. Dopo Ashre c'è il riaccompagnamento del Sefer. Anche questo è qui a Milano, è opera di Vittore Veneziani. E si fa la prova in Via Guastalla, il numero dei passi torna perfettamente col ritmo del canto. E quindi sarà andato col pentagramma in Guastalla e avrà chiesto a qualcuno di fare il giro. Eh sì, certo, certo, si è calcolato i tempi. Lo registriamo perché anche questo è bello. Coralmente fino a Odo Alef Shamaim e Vayarem Kerem era detto da uno solo e la parola Alleluia veniva ripetuta dal coro e il resto era cantato dal coro. Vayarem Kerem le ammo te illa le col hasi Livne Israel am kedovo Alleluia tutti Alleluia Meulalekra amo chi è? Lo sento, e lui ha fatto parte del coro. Ha fatto parte del coro, certo. Ecco, poi vabbè, a Milano aggiungiamo che le Kartov recitato cantato dal Rav dal Kazan, a Torino invece aggiungono altri Pesukim, Bavur David Avdecha, eccetera, eccetera. E questo è. A Roma hanno preso l'uso spagnolo.
Per cui il riaccompagnamento del Sefer di Moed, di Shabbat no, è ancora quello italiano, ma di Moed è il Mismor de David e la chiusura dell'Aron Shuvalim Onach come i Sefardim. Ecco. Bene. E così si giunge al Mossad. Mismor de David, i Sefarditi lo fanno qualche volta con qualche lieve, diciamo, variazione nella distribuzione delle sillabe, stai per dire, no? Purtroppo rispetto al nostro, sì. Allora, quel canto Mismor de David Amunamalai, quello lì è livornese. E quindi viene dalla Spagna? No, no. È stato composto agli inizi dell'Ottocento, mi sembra che si chiamasse Ventura, il compositore, ha avuto molto successo in tutto il bacino del Mediterraneo. Ah sì, anche in Africa? Sì. Solo che, trasmissione orale, qualche modifica, sì. Col passare dei decenni le cose si storpiano. Io sto notando la stessa cosa a Trieste, adesso vado, dove passando oralmente senza una continuità, proprio senza uno studio serio, ci sono diversi punti della tefillà in cui la distribuzione delle sillabe è diversa. E quindi se ci va uno di noi, a un certo punto non è più in sintonia con... No, lì non c'è il Mismor de David cantato se non a Simchat Torah, ecco. O a Hoshana Rabbah, e a Hoshana Rabbah e a Simchat Torah. Ma anche musiche locali come la Shirata Yam triestina, che poi è di origine confiotta, ci sono delle differenze da come si cantava qualche decennio fa quando io ero lì, 30 anni fa, a come si canta adesso. Ed è un'influenza separatista? No, direi che anzi c'è stata un'influenza di tipo italiano, mentre con Fiocchi e Romaniotti. Nel senso inverso quello che pensavo. Sì, e per cui per esempio il canto originario era Namogu Kol Yoshevechenan, e adesso fanno Namogu allungato, in maniera da fare con gli Oshere insieme. Sì. Ma poi nel canto spesso gli accenti che è già diverso da come era a Corfù. Ho una registrazione fatta dalla famiglia Eliau, cioè famiglia Elia, originaria di Corfù, in Israele, che sono poi parenti, Elia dei... sono parenti dei nostri Elia, dei nostri. E... attraverso Ancona poi... esattamente, e che è veramente diversa anche in questo primo pezzo. אז ישיר משה ומישראל את השירה הזאת ולהמוני ויאמרו לאמור השירה להמוני כי גאה סוס ורוכבו רמה ויה. Nel canto un po' più alpino. Nel canto quello che non c'è, se lei mi correggerà per a proposito delle Alpi, tipo Yod non c'è, ecco, o invece sì, non so, mi pare di no. No, non ne ho mai trovato, mentre in alcune musiche ungheresi c'è la ciarda sicuramente. La ciarda, cioè, nel canto si sente spesso volute alterazioni di accenti. Io ho sentito un lecado lì che fa leca dodi lì cracalla, proprio volutamente. E Loti Voshi, Loti Calmi, che ha messa tanto di uno che ha bisogno di una tisana. Così come si... alle volte ci sono delle divisioni che non sono conformi al senso. Per esempio, nell'Igdal, Netanò
El, che qualcuno crede che sia il Padre Eterno, invece è la preposizione, e anche dopo lontano. Sì. Infatti. No, ma queste sono licenze ammesse però nel campo, sì. C'è chi le mette e c'è chi no, per cui ecco per esempio questo punto qui dell'Igdal a Trieste viene fatto giusto. Quello è giusto. E non c'è sicura. Toratem de ammo. Sì. Andiamo e lancio il segno. Ma loro fanno la sorta giusta. Sì. Cioè, oppure. Toratemetnatane, le amo e lancio il segno. Bene. Bene, allora Musaf, chiaramente una amida, vabbè, la cosa più interessante è quello del primo giorno di Pesach e del primo giorno e del giorno di Shemini Atzeret, dove c'è quella che è chiamata generalmente la Tefillat Tal per il primo giorno di Pesach o Tefillat Geshem per nel minhag italiano non c'è una vera e propria preghiera specifica per il cambio di... per il cambio c'è semplicemente un annuncio un po' solenne lì, ma molto breve, cioè Sheatahu Hashem Elokeinu Mashiva Ruach Umorid a Tal oppure Hashem Yatzeret Umorid a Geshem Libracha Veloli Klala, il pubblico risponde Amen, le sarà velolera a pubblico risponde a me, le razzon velolera zon, il pubblico risponde a me, le chaim velola mare, il pubblico risponde a me. Vedremo. Invece, negli altri riti, c'è proprio tutto un rituale molto particolare. Nel rito... Quindi qui siamo nella ripetizione... Nella ripetizione. Quindi la recita della metà che fa il singolo ancora dice quello vecchio deve già dire riferisce all'ufficiante, capito? Sì. Ma anche il singolo deve già dire modificato, infatti in alcuni posti proprio è lì lo shamash parte così e dice tal oppure geshen e così. Ma ecco, nel rito ashkenazita tutta la tefillah, ci sono i piutim molto arzigogolati che sono inseriti all'interno della ripetizione del Musaf. Quindi con apertura di Aron, con grande solennità. A seconda delle località cambia un po' il nigun, eccetera. E poi appunto una volta terminato prima dell'inizio della Kiddushà si chiude la Roma e tutto torna alla normalità. Bene, invece per i Sefardim una cosa a cui i Poskim Sefardim tengono moltissimo è non interrompere la ripetizione di una Amidah con Piyutim, e quindi i Piyutim vengono detti prima, quindi prima di cominciare il Musaf sottovoce c'è la Tefillah, e questa è una delle cose più belle che ci siano nel rito veneziano, anzi la più bella secondo me. Ah, quindi quella del cambio è fatta prima. Adesso quella del tal, cioè la musica è uguale, cambia un po' il testo, ma la struttura è simile. Betale le resisim a el aone
שלח רוחך הטוב להחיות קביעתנו לקדמותה תשיב נחלת ציוויינו ממך טוב לכל ימצא פדיינו הלא הרגת תשוב תחיינו נבטח כל היצור ומאוזם בצלם המכין טרף ומזון לכולם שנתנו תהתר באב מלכוש ותושלם והשמיים ייתנו תהלם ראה כמה למלות ברסיס ברכה לחם לאוכל ומרפא בארוחה היות הוגה דת נסוכה ככוכבים בהילם ירעפו נאות מדבר וגם תחקור נגבהות גיל ובפטורי ציצים תאזור נפתי גיל ירון ויחדל רוב חסדך בגילם להלביש סוצי מדר ארומי סורקה ומצביע בטובו נפש שוקקה ורעבה ועקה במעדן אבני מלאה יסבעו עצי המוני בשפלה ובהר ומלאו הגרנות בר והיקבים תירוש ויצהר תרנן נפר הזאת עומדות על תילם לשוני קוננת אלוקי ותבחר בשירים ששמת בפי טוב ממסחר ונגדך קוננת צעדי ממשחר ולי גרון תת בקוראי לא ניחר ויצרי הלבמת כמו צמר צחר ולכן לא הושבת לבבי וסחרחר היה סטרי אתה כאתמול ולמחר ומגיני אתה אלוהי אל תאחר לך לשלום גשם ובוא בשלום טל כי רב להושיע ומוריד הטל אשיר שירתי ואשים דברתי ואגביר שפתי לצור ישועתי וביום אמרתי תזל כתל כי רב להושיע ומוריד הטל כי שם כבודך אל שוכן בתוך המל ותהליך ממית מיכאל ותהיה לו לגואל היום לישראל אייך הטל כי רב להושיע ומוריד הטל אלוקינו ולכי אבותינו בטל באורה תויר אדמה
Bekalei Beracha, Tevarech Adama, Bekalei Gihila, Tagil Adama, Bekalei Dihisa, Tedoshem Adama, Bekalei Ehod, Tehader Adama, Bekalei Baal Tov, Tevaed Adama, Bekalei Dihimra, Tezamer Adama, Bekalei Chaim, Techaye Adama, Bekalei Tova, Toshi Retiv Adama, Bekalei Yeshua, Toshia Adama, Bekalei Kalkara, Techalkel Adama, Kemoho, Sheatawona Yelokenu Gabdo Yoshia, Moridatal, Libracha, Ahana, Orideu, Lepora, Libracha, Legila, Lezitza, Lehod, Lebaad Tov, Lezimra, Lechayim Tovim, Letova, Lishua, Lechalkala, Kemo Shatav Amono Yelokenu Rab Leoshia, Moridatal, Libracha. Questo lo dice Kazan prima della ripetizione? Sì. No, prima prima del ah, ecco, sottovoce. Sottovoce? Sì. E il pubblico non partecipa? Sì, nelle risposte del tale de ora, eccetera, cioè, e anche nei finali del... Oltre ad essere bello, c'ha il vantaggio che, siccome ripete spesso Morir Atal, è quasi impossibile che uno poi si dimentichi. E infatti, e lo stesso è la Tefilata Geshem, no? Si fa tre divim, è la stessa struttura. Yorid Mizebula, Leacha Yot Zera, Velatet Yebula. Matar yore al kosh, che già matar si sente, yori di megla, e yod da shen ve shamen, col peri es ve ala, eccetera. Un po' più lungo. Va bene. Questa è una cosa che ci sentivo, ci teneva a far sentire. Questa è Venezia, sì, sì. La Venezia. Per quanto riguarda gli Ashkenazim, c'è una musica Chabad che è molto bella per la Tefillat Tal, ma soltanto per un pezzo. Adesso non so se è solo quel pezzo viene cantato, il resto viene cantato, viene recitativo o che cosa. Però è questa qui. Tal yasis zufarim teyemedim oidecha muvcharim chanun echa alef mimasgerim chanun Chachales Mimasgerim Zimrananim Vekol Narem Ahai Betal Ta Valbo Oite varech mazon, boite varech mazon, ta va 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 boite varech, boite varech mazon, ben mahashmaneinu ale yehirazon, ben mahashmaneinu ale yehirazon, ben mahashmaneinu על יהי רזוין, על יהי רזוין. תותי. במהשמננו, על יהי רזוין, במהשמננו, על יהי רזוין, במהשמננו, על יהי רזוין, על יהי רזוין. איומה, אשר יסתו
asher yisato, asher yisato chatzoin. Avana, tafek lo rotzoin, tafek lo rotzoin, tafek lo rotzoin, betahal. Hai, dai è bellissimo, come pezzo splendido. Nessuno lo nega. Ecco. Bene, dopo questo, dopo questa tequila, beh, c'è la chinusha che noi ben conosciamo. Una cosa interessante sempre del Minhag italiano è che la chinusha di Yom Tov ha un pezzetto in più. Dopo Ani Hashem Elokechem c'è l'aggiunta di Elohim El Elyon Ashochem Berum Chevion Hashem Shechinataf Bimera Lezion, e poi dicono, si riprende, vuol dire con Shachat una volta. Ecco. Bene, terza Berachà le Dor Vador, ovviamente non ci sono differenze particolari. Poi ecco la Berachà di centrale, Tabechar Tamu, che è quella in cui, dopo aver ricordato quale festa è, si parla dei korbanot, della festa, specifici della festa. Specifici della festa. Abbiamo perso l'abitudine a Shavuot di inserire dentro le azaharot, per fortuna, perché non finiva più, sono lì infinite. E invece in un certo senso è un po' un peccato, perché i piyutim relativi alle azaharot nel rito italiano erano molto particolari, in parte poi ripresi anche da dei Ibn Gvirol, ma pare che fossero originari degli yeshiva di Pumbedita in Babilonia. Certo è che già il commento al Tanakh del Chizkuni, che è Chizkia ben Manoach, era un italiano del XII secolo, li cita nel suo commento a Deuteronomio. Quindi è veramente, abbiamo perso qualcosa di molto antico, però erano talmente lunghe che la gente ha deciso e imposto di non dirlo. Bene, analogamente, finita la ripetizione, secondo e nell'ultimo giorno di Moed, prima del, eccolo qua, prima del Kadesh Kabbal c'è un Osse Shalom specifico, Vechatum Kivir Buyamecha, no? Quello lì. Ovviamente Leo Shanot a Sukkot, che si fanno prima del Kadesh di Kabbal, e le vedremo più avanti. Poi appunto Kadesh di Kabbal, anche Eloenu, alcuni dicono il Pitu Maketoret, altri no, poi il Salmo del giorno, Amar Rabbi Elazar, Kadesh di Rabbanan, Alenu, Kadesh Yatom, Barifu, che gli Ashkenazi non fanno, di Moed gli Ashkenazim fanno Barifu soltanto prima di Yotzer, o prima dell'inizio di Arvit, insomma.
ma il barico finale, diciamo, non lo fa. Perché l'origine del barricù finale era perché ci poteva essere qualcuno che aveva tardato ad arrivare al Beta Knesset la mattina molto presto, aveva perso il primo, Ma di Shabbat e di Moed si comincia più tardi, nessuno deve aver perso il primo barricù e quindi non si fa dopo. Che sono gli Ekim, sono Ashkenazim di quelli duri e puri. Poi ecco, c'è chi dice Igdal, c'è chi non lo dice, c'è chi dice Adonolam, c'è chi non lo dice, ecco. E a Padova, vabbè, c'è un più speciale. Ecco, a Padova c'è uno speciale. Sì, c'è un più speciale, la musica non la conosco. E Had Attael Marsem Konzara, Attazur Israel, Ulchan Achir Zimbra, Atta Rav Nachra, sì, Atta Avrahman, Moshia En Biltach, Husana Alamach, Uvach Tamid Nimtach, Anna Oshiana Amen. Solo di Moed questo, no, anche di Shabbat. Sì, 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 è sempre quello. E Musaf l'abbiamo terminato e io mi fermerei qui, anche perché Mincha non è che ci sia nulla di speciale. Sì, vabbè, l'inizio che è di Shabbat e come di Shabbat, e per il resto invece comincia un paio di pesukim dopo e come di Shabbat, e per il resto non ci sono cose particolari. Allora spengo. Grazie, Kazakov. Ce l'ho qui.